Lo chiamano terzo settore, ma potrebbe a ben ragione definirsi come il primo, visto il ruolo strategico ricoperto nei processi di cambiamento per lo sviluppo politico, economico e sociale del paese. È il mondo del no profit, attorno a cui ruotano le cooperative sociali, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le onlus e le organizzazioni non governative. A Barletta, su iniziativa del Partito Democratico locale, si è svolto uno degli ultimi appuntamenti utili a raccogliere suggerimenti e proposte di modifica per la riforma del terzo settore attualmente al vaglio del governo nazionale. È stato l'onorevole del PD, Edoardo Patriarca, presidente del Centro Nazionale per il Volontariato, ad illustrare i punti cruciali della bozza di riforma presentata un mese fa dal premier Matteo Renzi. Le idee centrali sono due o tre. Una è finalmente riconoscere questo cosiddetto terzo settore come invece un primo settore, e cioè riconoscere finalmente che il mondo del volontariato, il mondo dell'associazionismo, le nostre cooperative sociali sono un asset, come si dice oggi, strategico per il Paese. Per fare questo, cioè perché il terzo, per usare questa metafora, diventi il primo, occorre sbloccare alcune situazioni che sono così bloccate da anni. Allora le cito, alcune leggi sono vecchie e datate, legge sul volontariato, legge sull'associazionismo, vanno riviste tutte. C'è tutta la questione della fiscalità, il 5 per 1000 che non è ancora stabilizzato, ancora il fatto che in questo paese se tu vuoi donare qualcosa alle associazioni la percentuale di detrazione è bassissima rispetto al mondo anglosassone. C'è tutto questo tema di favorire l'imprenditoria sociale, soprattutto per i giovani. C'è questo grande tema di dire ormai che alcune questioni che riguardano il welfare sono questioni che o vedono coinvolto questo nostro mondo oppure il welfare non si salva. Ecco, su queste questioni noi speriamo che a giugno, adesso fra qualche giorno, il governo prepara questa legge delega e su questi punti, alcuni li ho accennati, ce ne sono anche altri, si avvia un percorso di rinnovamento e di liberazione delle risorse. Per un argomento di tale importanza, concluso Patriarca, era indispensabile il coinvolgimento della base. Abbiamo avuto quasi 750 contributi di grandissima qualità, quindi non contributi spot, ma proprio materiali di riflessione seria, e credo che questo ci aiuteranno appunto a fare una legge delega e a preparare un percorso il più possibile partecipato, perché queste cose o si fanno insieme col mondo del volontariato oppure ancora una volta risultano calate dall'alto e non funzionano.